Buongiorno ragazzi, sono Alessandro e siete sul canale di Zagor Carp Angler. Oggi vi portiamo al terzo raduno dei carpisti da 90 presso il Meonia Lake Carp Reserve. Vogliamo iniziare? Sì, dai. Allora, ragazzi, benvenuti a tutti. Un saluto a tutti gli iscritti, chiaramente, del gruppo Carpisti dal 90, vicino poi i miei due moderatori, stasera arriveranno gli altri e iniziamo questo terzo raduno. Ciao a tutti. Ciao. E iniziamo, dai, bigliettino il caffè. Siamo con una bella colazione. E G, saluta. Ed eccoci arrivati alla postazione 8. Campo montato. Lo dicevo, egizieghi, ci siamo sistemati, eh? Salutate un po'. Certo, siamo sistemati. Alla grande. Adesso caliamo e dai, in bocca alla big. Egizio scappotta con eccola qua, una bella brema. E ci funziona, se innesco. Adesso andiamo a trovare l'unica coppia che sta catturando alla grande, tutti gli altri capo 8 per il momento. Ora, ecco l'unico che cattura, si muove, adesso ci fa vedere i terminali, le esche, perché qua bisogna che condividi, eh. Poi te ne faccio vedere. Puoi vedere? Ah, ho capito! Comunque sta andando bene. Sta andando bene, sì, dai. Bene, bene. Stiamo bene, ci stiamo rilassando. È bene, importante. Perfetto, raga. Poi le catture, il divertimento, sì, va bene, però non, bravi, è, ragazzi. Non è l'unica cosa che conta. Torno adesso dal lavoro e mi hanno detto che Gizio ha acchiappato un Amur. Ma è vero? Come no? Hanno detto che ha acchiappato l'Amur con le Tecnat, quella al melone. Hanno detto una bugia? Con le Essential Cell! Con le Essential Cell? Faccio vedere qua. Faccio vedere in mezzo. Fammi vedere. Fammi vedere. Con una salsetta fatta da me. Ah, salsetta self-made. Dove ha mangiato, G? La terza? La canna di sinistra, quella su dove abbiamo detto che lì... Mangiava? Sì, mangiava. Allora ci siamo preso. Lorenzino, che sta a fare i compiti, no? Sto bravo! Guardate che robetta, ragazzi! Si è stretto, eh! Che hanno apprezzato tanto!
intanto qui alla postazione 8 siamo in passeggiata con Zagor dopo cena. Zagori, come va? Tutto calmo, vedete, anche lui c'ha la sua lucetta. Andiamo a fare un po' di pipì mentre noi siamo in passeggiata. Alla 11 hanno catturato un bel siluro, Simone di nuovo. Adesso ve lo facciamo vedere. Vai. E attenzione, qua la posta 11. Non si fa manca niente. Lo zammammero. E mentre Simone pesca, noi ci dedichiamo a potare un po' di vegetazione. Zagori, dai, andiamo in postazione, dai, andiamo da Gizio. Forza, dai, forza un po', andiamo. Madonna, Madonna, dammela un po', dammela un po'. E niente, vabbè, passeremo una nottata in questa maniera. Si è fatto tardi, andiamo a dormire e speriamo che una bella partenza ci svegli. Buongiorno, e la mattina è arrivata senza nemmeno un bip sulle canne, e quindi di nuovo in passeggiata con Zago, come ci eravamo lasciati. E tra poco dovrò rifare su le canne e andare al lavoro, però nella notte comunque del movimento c'è stato. In altre piazzole sono arrivati i messaggi di Simone che continua a catturare Amur su Amur, e anche Lorenzo e Francesca che hanno preso una bellissima specchi che adesso vi mostro. Dicevo invece, Simone e il suo socio Christian hanno avuto una nottata movimentata dopo una giornata movimentata, si sono divertiti tanto, e sfortunatamente soltanto Amur, non sono riusciti a prendere nemmeno una carpa. E adesso vi metto qualche foto degli Amur che hanno catturato questa notte. Come vedete, andiamo, Zago. Stiamo rientrando alla base dopo una passeggiata. Zago vorrebbe restare ancora e faccio colazione e devo scappare 2-3 ore, non puoi entrare nella base, andiamo da Gizio, 2-3 ore al lavoro per poi tornare e cambiare un attimino strategia, perché ieri, a parte l'amo di Gizio, è stato un calvario. Appena ritornavo dal lavoro, Zago mi accoglie così. Bravo! Nicoletta! Insomma, che hai preso? Nicoletta, mentre io stavo al lavoro, è arrivata e con il suo fluido magico ha fatto partire una carpa, ma in realtà non era una carpa, ma era una... Allora Alessandro, è vero che ha raccontato con una brema? Una brema! Si è arrabbiato Zago. vabbè. Comunque, lì alla 1 stanno a prendere, Matteo sta a prendere. Allora Nicola, hai visto che stiamo a Cappotto e stamattina hai preso una Brem. Come di Cappotto l'ho mezzo tolto. Adesso noi che cosa facciamo? Adesso mettiamo in atto
la nostra tecnica della boa. Ok, quindi si va sul pesante. Come esca, che cosa utilizziamo? Usiamo una bellissima 24, bella grossa bulldozer. Bulldozer Pideon Bates, della quale vi parleremo nei video più avanti. Nel frattempo andiamo a calare e useremo la tecnica della boa. Allora ragazzi, mentre siamo ancora in attesa di un beep, dico bene G? Certo. Sta diventando tremenda la faccenda e vi faccio vedere un bel combattimento fatto dagli organizzatori della postazione 12 e qualche altra cattura fatta nelle altre postazioni. Problems that you was on road and they start. She noticed cause she ain't the same. She's trying to stop playing games. Where the people at, what they really wanna know? Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? Where the people at, what they really wanna know? Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? I just gotta flex, flex, flex on the lean. Panini pronti, vino aperto, portatevi il bicchiere. Che ci stanno? Carpisti del 90. Buon appetito! Buon appetito! Grazie per la porchetta e buon appetito in bocca alla bigra. Dai! Tanto mangiamo noi, che era, questa è la cosa principale. Buon appetito a tutti! Buon appetito! Buonasera, ragazzi, dopo la porchetta? Dopo la porchetta, la signora qui davanti a noi, signorina, signora, vediamo come vuoi. Ci ha fatto sta roba qua. Guardate che spettacolo. Una bomba. Grazie. Il signore qua ha detto, ma arriveranno domani mattina. Sì, Ragazzi, insieme, grazie a Nicoletta, tutti insieme. Grazie, Nicoletta. Oh, e comunque ho scappottato, Stazione dello schermo. Queste cose, se riesco. Bene ragazzi, adesso vi diremo come sono. Cose. No, pure sì, sta guardando tre persone adesso. Ma è top. Ragazzi, ci prepariamo per la notte. Sì, questa è la nostra tana e ultima notte del raduno e speriamo questa notte di sì, speriamo di scappottare questa notte. Guardate che bella casetta. Adesso arriva pure Zagor. Dove dormirà Zagor? Eccolo dove dorme Zagor. Insieme alla Nicoletta. Ciccia. Adesso andiamo a scrutare qualche segreto. Sì, di Egizio. Ecco il segreto, il bondì. Una gara di una passettina. Però ha detto che quelli sono quelli di riserva. È violazione della privacy questa. Io guarda. Che c'è? Violazione della privacy. Perché questi sono quelli che io mostro per far vedere che tanto quello non sa manco pescare. Quelli altri stanno sotto. Infatti mi ha detto che quei riboni stanno proprio sotto la cassettina. E vabbè. Ora li mettiamo oggi quei riboni. Quelli buoni stanno qui, eccoli. Comunque, a parte gli scherzi dei terminali. Anche stanotte non abbiamo preso. Non abbiamo preso più forte. Cazzo. Perfetto, tutto chiaro. E invece adesso vi facciamo vedere qualche cattura che hanno fatto nelle altre postazioni.
la cuba, vai. Vedete Nicoletta che prova a levare. Vuole togliere la macumba delle breme. Secondo me anche il fondo mi ha pagato, no? Bravo, Zago! Via la macumba dalla otto! Roba, come sempre. Zagor, tu lo sai che c'è uno anche per te? Amore, lo sai che c'è uno anche per te? Eh sì, no. Ha visto chi anche per Zagor. Mm-hmm.